Per Notizie d'Abruzzo siamo a Pescara in compagnia di Domenico Pettinari, vicepresidente del Consiglio regionale. Lei fa parte del Movimento 5 Stelle, ricordiamo che è stato anche il più votato in Abruzzo nelle passate elezioni. Si chiude il 2022 e si apre il 2023. Con quali auspici? Sì, intanto auguri a tutti i cittadini abruzzesi e possa essere un anno migliore, ce lo auguriamo davvero tutti, ci portiamo alle spalle, sperando che ci portiamo alle spalle la pandemia e soprattutto i venti di guerra, e non solo i venti di guerra a livello mondiale, che condizionano anche e soprattutto la nostra vita. Abbiamo chiuso un anno con un bilancio di Regione Abruzzo da cui mi sarei aspettato molto di più. Noi abbiamo fatto un costruzionismo, come lo chiamo io, senza precedenti, e abbiamo migliorato qualcosa. Abbiamo ottenuto poco, meglio di niente, però quei 5 milioni di euro per le famiglie, per aiutare le famiglie a contrastare il caro bollette, grazie a una grandissima battaglia messa in atto da noi, dai miei colleghi. Il problema è che non si sa questi soldi quando arriveranno, e ne sono davvero pochi, perché almeno servirebbe un 20-25 milioni per aiutare davvero le famiglie e le imprese. Purtroppo abbiamo registrato ancora un bilancio di Regione Abruzzo che fa ecco da tutte le parti. Voi immaginate, hanno stanziato proprio in queste ultime ore, ultimi giorni, ulteriori 4 milioni di euro per il ritiro del Napoli Calcio a Castel di Sangro e solo 100.000 euro per i malati oncologici. Questo la dice lunga, ci potremmo fermare anche solamente qui. 4 milioni di euro per una squadra di calcio, 100.000 euro per i malati oncologici, questo è il centrodestra che governa la regione. Poi 0 euro per la sicurezza urbana, 0 euro per la polizia locale, loro che propagandano sicurezza in ogni giorno. Non abbiamo trovato nulla sulle politiche sociali, sulla sanità. Continuiamo a avere, anche in questi giorni di festa mi hanno chiamato nei pronto soccorso dagli ospedali cittadini che sono entrati e hanno fatto file di decine e decine e decine di ore. Abbiamo un parco macchine della nostra sanità che fa rabbrividire, perché sono macchine vecchie, gli ecografi di 20 anni. Voi immaginate, fare una diagnosi con un ecografo di 20 anni a me fa paura. Ecco, poi il cittadino che è costretto ad andare verso la sanità privata o a fare i viaggi della speranza con la mobilità passiva, andare fuori regione, è normale, perché nel pubblico purtroppo non si investe, non abbiamo strutture sanitarie adeguate. Ecco, questo è un dramma, quindi io sono profondamente contrariato. Abbiamo votato contro il bilancio naturalmente di Regione Abruzzo e non mi fido per niente di questo centrodestra. Mi ha parlato quindi del 2022 che si chiude, insomma, secondo questo scenario così negativo. Per il 2023 quali sono le prospettive? Io mi auguro, noi ce la metteremo tutto. Il problema è che non siamo governo, noi non comandiamo, noi abbiamo perso le elezioni, quindi faremo di tutto. Le prospettive non sono rose, intanto per gli aumenti importanti che ci sono e che gravano su abbiamo visto gli aumenti, i rincari della benzina che gravano fortemente un'altra volta sulle tasche dei cittadini. In Regione Abruzzo io non vedo nulla di buono, cioè non si è fatto nulla, cioè sociale, zero euro, microimprese. Immaginate che stanno investendo la regione sull'idrogeno, quindi per il 2023 si investe sull'idrogeno e si tralascia il fotovoltaico e l'eolico, quando dovremmo investire molto sul fotovoltaico e sull'eolico. Non ci sono investimenti, non ci sono aiuti alle famiglie, quindi noi ce la metteremo tutta, cercheremo di orientare il governo. Io mi auguro che il prima possibile possiamo mandare a casa questo governo regionale di centrodestra, perché le prospettive così sono grigie, per non dire nere, fortemente nere. Questo è il problema. Dovrei parlare però con il Movimento 5 Stelle, così per avere una dialettica politica contro e per scalzare una maggioranza serve un'altra alleanza. E lo scenario che vede il Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e altre forze è plausibile in Abruzzo? Ma guardi, come vediamo a livello nazionale lo scenario non possiamo dire nulla, perché in Lombardia ad esempio il Movimento 5 Stelle ha deciso di fare un'alleanza consultando gli iscritti della Regione Lombardia. Nel Lazio no, il Movimento 5 Stelle non va in alleanza, va contro il PD, non si sa in Molise quello che sia, quindi sono situazioni da analizzare di volta in volta, e per l'Abruzzo non è stato fatto nessun discorso, non sappiamo quello che sarà. Sicuramente il Movimento 5 Stelle, posso dire con forza, che si distingue dal centro-sinistra e si è sempre distinto. Il Movimento 5 Stelle fa una politica perlomeno completamente differente. Quello che accadrà poi si vedrà a Roma, vedremo che cosa si deciderà, vedremo gli iscritti che cosa diranno. In questo momento purtroppo non possiamo dire nulla.
L'Abruzzo ha molte criticità, ma soprattutto quella più importante è il divario tra le aree di costiere e quelle interne. Lei cosa ne pensa? Ha perfettamente ragione, io parlo sempre delle aree interne, le aree interne sono nel mio cuore, io spesso mi reco nelle nostre aree interne, ho fatto tante proposte per dare un pochettino di ricchezza, tra l'altro lo ricordo inedito, non l'ho mai detto, io ho cercato di dare qualcosa anche questa volta, mettere qualche fondo piccolo per le aree interne, ad esempio voi sapete la chiusura delle terme di Caramanico che ha buttato quel territorio e anche il comprensorio completamente nella miseria. Più totali, ho cercato di contribuire all'associazione albergatori, perché gli alberghi stanno chiudendo, lì c'erano tantissimi alberghi, adesso stanno chiudendo, sono rimasti addirittura 7, quando lì almeno c'erano 35 alberghi, almeno, sono rimasti solo 7-8, ho cercato di dare un piccolo contributo, cioè chiedendo nel bilancio un piccolo contributo, me l'hanno autorizzato per risollevare un pochettino quel comprensorio, ma è completamente martoriato, bisognerebbe fare molto di più, pompare soldi nelle aree interne, ma quando vediamo che nelle aree interne questi danno i soldi, 14 milioni di euro al ritiro di una squadra di calcio in un unico territorio e poi si dimentica tutto il resto, io sono fortemente preoccupato. Noi abbiamo fatto proposte per fare tipo le città del tartufo, le vie del tartufo, si potrebbe fare marketing territoriale nelle aree interne, quindi mettere soldi per portare, attrarre turismo e andare a vedere e ad assaggiare le prelibatezze della gastronomia dei nostri luoghi interni. Abbiamo veramente delle ricchezze inestimabili, non sappiamo venderlo e non c'è nulla che possa incentivare questo. Quindi io mi auguro il prima possibile qualche persona illuminata, non debbo essere io per forza, ma qualche illuminato, perché non mi ritengo un illuminato, ma qualche illuminato vada a governare davvero questa regione, altrimenti non si va avanti, ecco. Infine, un suo auspicio per l'Abruzzo per il 2023. Mi auguro che le cose possano andare meglio, soprattutto che non vorrei vedere nessun'altra partita IVA chiudere. Sto vedendo troppe partite IVA chiudere, troppe botteghe chiudere e troppe persone perdere il lavoro e troppe persone lasciare l'Abruzzo andare via. Sapete che la decrescita demografica, c'è una decrescita addirittura decine e decine di migliaia di persone, non ci sono più in Abruzzo, si è abbassato il numero degli abitanti. Che significa questo? Ma notevolmente stanno andando via, non ci sono più persone scappano dall'Abruzzo, stanno andando altrove, cioè non solo dalle aree interne dell'Abruzzo, vanno via dall'Abruzzo. Ecco, quindi io mi auguro che nel 2023 possa accadere qualcosa. Vorrei parlare di un miracolo, la politica può fare miracoli, ecco, mi auguro che la politica possa mettersi una mano sulla coscienza e veramente aiutare soprattutto le aree interne, quindi non vorrei vedere più una partita IVA chiudere, ecco, perché ogni partita IVA che chiude è come un bambino che muore.